Ferrero Domenico, vicepresidente del San Pietro Calcio, per il New San Pietro Calcio, per Interforze Città di Maida. Allora, salve tutto, oggi è un'entrata Interforze proprio qua a San Pietro, insomma, abbiamo visto una bella squadra, un bel ambiente, una bella, insomma, una bella conoscenza di pubblico, insomma, anche tranquilla, anche una bella partita combattuta, insomma. Ecco, però io prima di parlare di questa partita, voglio dire un po' che facciamo di questo San Pietro, che insomma adesso è arrivata la ribalta, diciamo la verità, neopromossa e sta lottando con le più forti del campionato per un qualcosa di importante. Prima infatti si parlava di salvezza, oggi parliamo forse di qualcosa di più, ecco. Il nostro obiettivo quando abbiamo creato la squadra 4 anni fa è uno solo, ancora tuttora, di prendere tutti i ragazzi di San Pietro, valorizzarli e cercare di fare quello che noi amiamo il calcio, quindi cerchiamo di portare la gente allo stadio, perché lo stadio deve essere un luogo di aggregazione con tutte le persone e deve essere un luogo tranquillo dove i bambini riescono ad esultare, riescono a tifare per la propria squadra, sempre nel rispetto dell'avversario, insomma, e cercare di fare un qualcosa di importante. Quest'anno siamo una neopromossa, il nostro obiettivo era la salvezza, però siamo là, noi ce la lottiamo con tutti, noi non molliamo mai. Noi gli anni del San Pietro sono stati sempre gli anni di prima categoria, quindi avere una squadra in terza, anzi per 2 anni non esserci il calcio San Pietro a Maida, è stato davvero pesante per noi che venivamo sempre al campo e anche a giocare. Sì. E quindi è stato un brutto colpo. Poi grazie al presidente Silvestro, al segretario Sorrenti, insomma anche a un pezzo che comunque è una persona che comunque ci manca, che per problemi vari diciamo, ha dovuto uscire dalla società, anche grazie a tutti gli dirigenti, sì. Grazie al mister che comunque si è preso l'impegno anche di prendere il tesserino, e quindi cerchiamo di essere più tra virgolette legali possibile e metterci a posto, insomma, con tutto. Cerchiamo di fare un qualcosa che noi amiamo il calcio. Senti, una domanda, voi sinceramente, ma le istituzioni qua sempre vi aiutano? Sinceramente, ecco, dice la verità, ecco. Ce la facciamo appello al signor sindaco, che non riconosco, insomma. Il primo anno ci hanno aiutato, perché comunque era anche la novità, insomma, ci hanno aiutato abbastanza bene. Durante gli anni, diciamo che anche per la crisi non hanno potuto, diciamo, a livello comunale aiutarci, quindi dandoci un contributo, però comunque ci mettono a disposizione il campo, ci danno, hanno messo un bel campo, insomma, a nostra disposizione, perché era disastrato, e con la speranza, diciamo, che l'amministrazione ci possa dare ancora più una mano, perché abbiamo bisogno anche di fondi, perché i soldi scarseggiano e quindi abbiamo bisogno di tutti, insomma. Vabbè, fatta questa lunga premessa, insomma, che ci fa piacere anche, speriamo, insomma, che San Pietro riesca a mantenere magari la categoria, diciamo, è un sogno. Prima anche magari se ci riuscite, ecco. Ma partire questa domanda, ecco. Oggi una partita tra Fortitudo e San Pietro a Maida, dove insomma le squadre sono equivalse, anche se diciamo alla fine un po' è stato poi il portiere ospite raso a parare quasi tutto, insomma, però certamente stavate perdendo 1-0, era quasi una beffa, e secondo tempo invece avete scatenato la vostra, diciamo, tutto quello che avevate, siete riusciti a pareggiare, e poi addirittura in 3-4 occasioni potevate anche vincere, anche se soprattutto in un'occasione stava facendo il colpaccio, ma è stato bello il vostro portiere. Quest'anno abbiamo 3 primi portieri, quindi abbiamo una rosa molto, molto lunga, abbiamo dei giovani ragazzi che si stanno valorizzando, insomma, abbiamo tanti fuori quota, stiamo cercando di creare un ambiente positivo per tutti, insomma. Per quanto riguarda la partita, Stefano ha fatto un grande intervento, però se noi facevamo quei 2-3 gol là, la partita era spenta, quindi insomma la vittoria era un passo. Purtroppo ci sono anche gli avversari che noi dobbiamo affrontare, e si sono comportati benissimo, anzi va anche un applauso a loro, insomma, perché hanno fatto una bella partita. È un punto che ci lascia un po' l'acquolina in bocca, perché per le occasioni, però... Ma sei d'accordo con la nostra analisi, diciamo, oppure... Sì, magari meritavamo di più nel secondo tempo, nel primo tempo eravamo un po' stanchi, forse il campo, non lo so, la domenica, insomma, il pubblico purtroppo pioveva, quindi non c'è stato come sempre, non c'è stato il tifo di sempre, perché noi abbiamo il tifo femminile.
quindi abbiamo innovato anche questa cosa di portare le ragazze, le nostre ragazze a tifare, a sostenerci insomma con cori, quindi c'è tutto un gruppo dietro che ci sta dietro insomma. E alla fine. Ma in caso tutti i posti, tutte le trasferte, ci sono macchine insomma che ci vengono a sostenere, e questo non ci fa altro che essere orgogliosi di tutto quello che stiamo facendo, anche grazie al nostro presidente Silvestro, anche grazie a Ivan Sorrenti, insomma cerchiamo di, nelle nostre forze, di portare questo sogno, che per noi è un sogno, di portarlo sì, sì, più in alto possibile. Una domanda a tutti quanti. Che voto dareste quest'arbitro da 1 a 10? Io penso che abbia capitato bene. Guardi, secondo me. Io non darei un brutto voto, anzi è comportato abbastanza bene. Giustamente nelle seconde e terze categorie ci sono arbitri che non sono molto esperti, perché giustamente devono farsi la loro carriera. Questo l'ho visto abbastanza, diciamo, abbastanza deciso sulle sue decisioni, insomma. Siamo un pochettino più furbi, meno furbi degli avversari, e quindi cerchiamo, non riusciamo ancora a livello calcistico ad avere quella furbizia tale che ci permette di avere magari qualche metro in più su una punizione, però l'arbitro si è comportato molto bene, diciamo gli darei un bel set, insomma, sufficienza piena. Ti ringrazio della tua gentilezza, Domenico, tecnico del New San Pietro per Interforze Città di Maida. Allora, Domenico, tutto benvenuto al nostro sito, perché non ci siamo sentiti adesso nel telefono, ma davvero un'altra cosa. Insomma, oggi è una partita di San Pietro giocato, secondo noi, quasi perfetta. Primo tempo, insomma, un po' timido, cioè, nel senso che il partito riusciva a impacciarvi, a bloccarvi, e addirittura in qualcosa non si è sapere cosa, tanto che alla fine della prova, all'ultimo minuto, ha fatto l'1-0. Siete stati bravi, secondo me, a non cascare magari nella paura di perdere, insomma avete giocato una partita normale, siete riusciti a entrare in campo nel secondo tempo decisi, sicuramente tu i tuoi ragazzi li hai esplorati al massimo, sono entrati decisi e hanno subito pareggiato, e poi alla fine, almeno in 3-4 occasioni potevate fare il 2-1, ma è stato bravo Raso a fare ottime parate in conto. Diciamo anche comunque in un modo che anche il Rotoduto poteva fare il 2-1, ma è stato bravo il vostro portiere a portare a togliere sulla traversa quella palla insidiosa, velenosa che stava andando in porta, ecco. Sì. Sei d'accordo con la nostra analisi oppure vorresti aggiungere qualcosa che magari noi... No, è stata una bella partita, giocata a viso aperto tutte le squadre. Peccato che noi gli abbiamo regalato il gol al fine primo tempo, che quell'episodio un po' ci ha un po' tagliato le gambe. Poi ci siamo messi subito nel secondo tempo a giocare a calcio come noi sappiamo fare, l'abbiamo schiacciati. Abbiamo pareggiato, i nostri attaccanti hanno sbagliato 2-3 occasioni da gol che potevamo chiudere la partita. Loro devo dire che sono una squadra esperta, che hanno addormentato il gioco, infatti hanno fatto un po' dell'ostruzionismo, specialmente il portiere e altri un paio di giocatori che sono giocatori di esperienza. Parecchie volte rompevano il ritmo della partita perché eravamo pure superiori a livello fisico. Ma diciamo sono 3 anni che hanno potuto giocare a memoria, voglio dire. Comunque è stata una bella partita. La nostra è stata una prova del 9, diciamo, con una diretta concorrente. I ragazzi sono portati bene. Se diceva adesso, no, col tuo conferraiolo vicepresidente, ci diceva che eravate partiti per questa salvezza, però sembra che quest'anno noi c'era il campo di diverso, cioè che si giocavano con tutti fino alla fine. Adesso sono detto che il Pizzo ha vinto a Tilia, anche il Pianopoli ha vinto fuori casa 2-1, perciò voi siete secondi a un punto da Pianopoli e Napitia, mentre il Pianopoli ha vinto anche ieri, siete tutti, insomma, tutti lì, 5 squadre in un giro di un punto, perciò è tutto da giocare questo campionato. Tu pensi comunque che la fine di San Pietro possa riuscire a centrare almeno il quarto posto, oppure dici che ancora vuoi parlare solo di salvezza, perché noi diciamo siamo ancora... No. Io penso che mai nascondervi a questo punto credo che sarebbe... È inutile, diciamo. No, dice, se continuiamo così ad allenarci, perché c'è un bel gruppo, credo che nei primi 4 arriviamo sicuramente. Se i ragazzi mi seguiranno, abbiamo un bel gruppo, tutti di San Pietro, non c'è uno di fuori. Quindi questo è un vanto di orgoglio, poi sono tutti ragazzi, quindi se mi seguiranno... Ci prenderemo belle. Senti, una cosa, un voto all'arbitro, come voto daresti? Da 1 a 10. Come siamo bene? Bene, 7. Arbitrato bene. Finalmente hanno mandato un arbitro di categoria. Avete una tifoseria femminile abbastanza, lo vediamo un po'. Sì, sì, sono molto, molto. Ragazze dei giocatori, dirigente, abbiamo un bel tifo.
Vabbè, ovviamente noi in Interforze siamo contenti, abbiamo visto questa nuova qualità, insomma, che abbiamo da San Pietro e speriamo insomma di venire altre volte, ma è anche esperto seguire, non solo sì, qui insomma. Siamo lieti di accogliervi qua al campo. Scusate, io...